Cari amici di Langa, Loero, Monferrato, buon pomeriggio. Abbiamo i nostri soliti 4-5 minuti di confronto. E allora, se permettete, parliamo di Istituto Internazionale di Studi Liguri. Dovete sapere che da tempo era sentita in Alba la necessità di ricostruire la sezione dell'Istituto Internazionale di Studi Liguri, sezione, pensate un po', che era stata fondata tra le prime in assoluto nel lontano 1947, addirittura con una figura che in Alba tutti conosciamo, Giuseppe Pinot Gallizio. Sezione poi disciolta dopo la prematura scomparsa in mare del professor Nino Lamboglia. Ma a tal punto spendiamo due parole che spieghino il significato e le finalità di una istituzione forse non a tutti nota, nonostante l'importanza. L'istituto fu fondato da Nino Lamboglia nel 1937. Continua da quella data l'opera del museo Bicknell di Gottighera, che penso molti di voi abbiate avuto modo di vedere, e della Società Storico-Archeologica in Ghana e in Temelia, sorta a sua volta nel 1932. Pensate, stiamo parlando di quasi un secolo fa, in Albenga e Ventimiglia. Trattasi quindi di un sodalizio aperto alle persone di cultura che si interessano allo studio dei monumenti antichi e della tradizione regionale in tutto l'arco del nord occidentale del Mediterraneo, mare che fu popolato in origine dai Liguri e che è legato all'ambiente da rapporti di affinità e di discendenza comune, area a cui noi del Basso Piemonte in buona misura apparteniamo. Successivamente l'Istituto, dopo l'ultima guerra, si organizzò in forma internazionale con 13 sezioni, un presidente, un vicepresidente e una direzione che coordina il lavoro di tutte le sezioni presso il centro di Bordighera. Ma torniamo ai giorni nostri. Prima del lockdown, l'avvocato Cosimo Costa, attuale presidente dell'Istituto, ha fatto visita sia alla città che alle realtà culturali di Alba, ciò nell'ambito dei compiti dell'Istituto stesso, in previsione della ripresa dell'antica collaborazione. Collaborazione che finalmente alla fine di agosto, l'ultimo agosto, su delibera del Comitato Centrale di Bordighera, ha reso la sezione albese di fatto operativa. Si aprono pertanto le più ampie prospettive cui fanno base sia la posizione geografica di Alba, naturale entroterra della Riviera, con le sue radici liguri, uno dei centri della grande gens dei Liguri preromani, estesa non solo alla Liguria attuale, ma a gran parte della pianura padana, ma non solo, alla Provenza, alla Catalogna. Infine, la città, la nostra, divenuta centro di municipium al pari di Albingaunum, Albenga, Albintimiglium, Ventimiglia e Valla Savazia, Vallo Ligure. Successivamente i vertici dell'Istituto sono stati signorilmente accolti nella grande sede del Museo Federico Eusebio dai rappresentanti dell'amministrazione comunale, come appare dall'immagine che vi propongo. Presenti
l'assessore alla cultura, dottoressa Carlotta Boffa, la direttrice del museo, dottoressa Luisa Albanese, l'archeologo Marco Mozzone e dal dottor Roberto Cerrato, presidente del Centro Culturale San Giuseppe, centro che oggi costituisce per ALBA un'attivissima realtà di cultura a tutto campo. Accompagnavano il presidente avvocato Costa la dottoressa Daniela Gandolfi, dirigente archeologa e direttrice della sede di Bordighera, e alcuni altri collaboratori, tra cui chi vi parla, amico e collaboratore da decenni dell'Istituto, nella specializzazione dell'archeologia sottomarina, nonché io, attivo promotore dell'iniziativa. La foto ritrae un'immersione subacquea sulla nave romana di Albenga. Dopo il primo incontro ufficiale con le istituzioni tenuto presso il Museo Eusebio, ci si è spostati per un raffinato spuntino di ispirazione romana nel coro della seicentesca chiesa che ospita il Centro Culturale San Giuseppe, dove tutti quanti si è brindato al futuro e ai successi della sezione albese. Ha fatto infine seguito la visita agli importanti resti delle mura romane di Alba Pompeia, città munita di una possente cinta di cui sono visibili numerosi tratti. Infine, ancora presso il Centro San Giuseppe, sono state poste le basi formali e organizzative della rinnovata sezione di Alba dell'Istituto di Studi Liguri, che verrà ospitata dal centro nella sua sede. Però è giusto ancora ricordare una cosa, che ancora prima della visita sopracitata, sempre chi vi parla, si era recato presso il comune di Albenga per un incontro con il sindaco, dottor Riccardo Tomatis, che a seguito della notizia mi aveva affermato: Rancoita, la riapertura dopo 50 anni di una sede dell'Istituto Studi Liguri ad Alba rappresenta una straordinaria occasione di scambio culturale tra due realtà che hanno numerose affinità. Infatti, nella foto che vedrete, noterete il battistero di Albenga. Per di più, il sottosuolo sia di Albenga che di Alba sono analoghi per i resti romani sotto il pavimento. Ritengo, conclude sempre Tomatis, che tale operazione garantirà un dialogo non solo sulle tematiche correlate alla cultura, bensì su iniziative legate al flusso turistico già presente tra le nostre realtà, flusso che vogliamo potenziare e valorizzare. A conclusione vorrei aggiungere una brevissima considerazione. Già anni fa si era parlato di ricostituire la sezione albese dell'Istituto, ma le amministrazioni comunali di allora purtroppo non ne compresero la rilevanza. Dobbiamo invece all'intuizione di Roberto Cerrato e alla mia costanza il fatto che il progetto sia stato ripreso e finalmente realizzato. Cari amici, augurandomi di avervi trasmesso un'informazione culturale di tutto rilievo, vi saluto dandovi appuntamento alla prossima puntata, la quale avrà un tono decisamente più ironico, che potrebbe però indurvi a particolari riflessioni. Puntata peraltro ambientata tutta nella nostra zona. Ad Maiora!